Si può conoscere il futuro? Chi è capace di presentire senza sentire, di prevedere senza vedere, di predire quello che ancora non si può raccontare? Un simpatico proverbio siciliano afferma «come rinesce si conta», cioè quando il fatto è già successo si racconta. Ma come si può raccontare se non è ancora accaduto? Certo, quanti hanno provato e riprovato? Pirro stava partendo per la guerra contro i Romani e chiese all'indovino se avrebbe riportato la vittoria. Divenne celebre la sua risposta sibillina: «Tu, Romani, guerra, vittoria». Chi avrebbe riportato la vittoria, Pirro o i Romani? Un altro famoso responso venne dato a Creso, re di Lidia. Egli chiese all'indovino se, scendendo in guerra contro i persiani, avrebbe riportato la vittoria. E la risposta fu la seguente: «Se tu parti per la guerra contro i persiani, un grande impero crollerà». Quale dei due? Quello di Lidia o quello di Persia? Un giornalista, in occasione dell'inizio di un nuovo anno, si prese la briga di annotare tutte le predizioni per l'anno incipiente che svariati indovini avevano pubblicato. Alla fine dell'anno notò che su 250 predizioni si erano rivelate esatte soltanto 6, il 3%, e quelle completamente sbagliate 244, il 97%. Non di meno la gente continua a dare credito a un'incredibile quantità di astrologi, indovini, maghi, veggenti e ciarlatani. In Italia ce ne sono 70.000, 3.000 solo a Torino, 50.000 a Parigi. Insomma, anche l'uomo di un'epoca così disincantata come la nostra continua a consultare l'occulto universo della veggenza. C'è chi lo fa per convinzione, chi per curiosità, chi per scaramanzia. Come re Luigi XI di Francia, quando si accorse che le predizioni dell'indovino di corte erano sempre a doppio senso, decise di legarlo in un sacco e di gettarlo nella Senna. Tuttavia, volle metterlo alla prova per l'ultima volta. Il giorno prima dell'esecuzione gli chiese: «Galeotti, tu che pretendi di sapere tutto, sai dirmi quando morirai?» E l'indovino, che era stato informato del supplizio riservatogli, capì che era una trappola. Se avesse risposto «domani», avrebbe dimostrato di conoscere il futuro, però sarebbe morto. Se avesse risposto «fra 80 anni», il re, per dimostrare che si sbagliava, lo avrebbe fatto giustiziare l'indomani. Perciò Galeotti rispose risolutamente e astutamente: «Sire, ho consultato gli astri ed essi mi hanno risposto che morirò 3 giorni prima di vostra maestà». Non sappiamo se il re credette alla predizione, una cosa è certa però, egli lo lasciò vivere. E allora, torniamo al nostro interrogativo iniziale. Si può conoscere il futuro? Chi è in grado di conoscerlo? La Bibbia dichiara: «Così parla il Signore. Io sono il primo e l'ultimo e fuori di me non c'è Dio. Chi come me proclama l'avvenire? Che egli lo dichiari e me lo provi». Oggi studieremo una profezia che solleverà il sipario sul futuro, rivelandoci eventi spettacolari che stanno per accadere molto presto. Il nostro titolo è «Futuro, predizioni e profezie». E il sottotitolo «Il Dio della profezia». Lo svilupperemo attraverso le parti seguenti. Prima parte, un sogno profetico. Seconda, l'interpretazione del sogno. Terza, tentativi di sabotare la profezia. Quarta, la proiezione futura della profezia. Siamo alla corte di Babilonia nell'anno 603 a.C. Le strade sono deserte, le piazze vuote, la luna riflette la sua luce pallida sulle acque dell'Eufrate. La città è assopita nel silenzio della notte. Improvvisamente un urlo si leva dalla stanza da letto del re. «Guardi, accorrete!» L'ordine perentorio risuona attraverso le stanze, i corridoi e i saloni del palazzo reale. In un baleno, nel cuore della notte, si scatena un viavai inusuale. Nel palazzo, nel cortile, per le vie della città, c'è gente che va, gente che viene, carri, cavalli e cavalieri in marcia da una parte all'altra, ordini che si susseguono e riecheggiano da un ufficiale all'altro, e tutto in fretta e in furia, in maniera frenetica, concitata. Che succede? Forse è scoppiata la guerra? La gente si è riversata per le strade e nelle piazze della città, si domanda che cosa stia accadendo. Corrono voci che il re abbia avuto una notte agitata.
ha fatto un sogno che lo ha scosso profondamente e ne vorrebbe conoscere il significato. Per questo ha sferragliato la sua guardia reale per mandare a chiamare tutti gli astrologi, i maghi, gli indovini e i veggenti di corte. L'episodio è narrato dalla Bibbia nel libro del profeta Daniele. Nel secondo anno del suo regno, Nabucodonosor fece chiamare i magi, gli incantatori, gli indovini e disse loro: «Ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato perché vorrei comprendere il significato». I saggi di corte pensarono: «Oh, solo un sogno». Eh sì, infatti avevano fornito al re predizioni e profezie assai più complesse, o almeno così gli avevano fatto credere. Daniele continua il suo racconto. Allora i caldei risposero al re: «O re, raccontaci il sogno e noi te ne daremo l'interpretazione». Tutti questi saggi di corte godevano di una posizione privilegiata in virtù della loro presunta capacità di previsione del futuro e interpretazione dei sogni. Ma stavolta la loro presunzione svanì quando l'astuto monarca replicò: «Questa è la mia decisione. Se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione, sarete fatti a pezzi». Certo, era stato facile per quei ciarlatani ascoltare un sogno e poi inventare una qualsiasi storiella per ingannare il re e ottenere i suoi favori. Stavolta però Nabucodonosor si era fatto furbo. «Dite di conoscere il futuro? Allora sarà facile per voi riferirmi il passato. Ditemi che sogno ho fatto. Se lo farete, sarò certo che anche l'interpretazione sarà giusta. Altrimenti, se non conoscete il passato, come sarete in grado di predire il futuro?» Agli indovini non resta che uscire allo scoperto. Il racconto continua. I caldei risposero: «Non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re comanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile a un mago». Nabucodonosor replicò: «Allora le altre volte mi avete preso in giro». Il re si adirò, si infuriò terribilmente e ordinò che tutti i saggi di Babilonia fossero giustiziati. Il decreto di morte includeva tutti i saggi di Babilonia, per cui Arioch, il capo delle guardie, notificò il decreto agli assenti. Fra questi c'erano Daniele e i suoi compagni, 4 giovani ebrei deportati durante la campagna bellica contro Gerusalemme. Essi erano stati istruiti alla corte di Babilonia ed erano considerati dei saggi. Questi giovani erano rimasti fedeli al Dio creatore anche in una città come Babilonia, dove imperversava il paganesimo. Il racconto continua. Daniele si presentò al re e gli chiese di dargli tempo. Egli avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. I 4 ebrei chiesero soccorso a Dio, che rispose alle loro preghiere. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna ed egli benedisse il Dio del cielo. Daniele quindi si presentò davanti al re, il quale gli chiese: «Sei capace di farmi conoscere il sogno che ho fatto e la sua interpretazione?» E il profeta, senza esitare, rispose: «Il segreto che il re domanda, né saggi, né incantatori, né astrologi possono svelarlo al re, ma c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni». Immaginate la reazione di Nabucodonosor. «Bene, bene, purché tu sia in grado di rispondere alle mie aspettative, boh, che il merito sia tuo o del tuo Dio, beh, coraggio, vai avanti». E Daniele risponde: «Nel tuo sogno guardavi ed ecco una grande statua si ergeva davanti a te. La testa di questa statua era di oro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Mentre guardavi una pietra si staccò, ma non spinta da mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, ma la pietra che aveva colpito la statua divenne un gran monte che riempì tutta la terra». Il re rimase stupito e nella sua eccitazione non cessava di ripetere: «Sì, straordinario, è proprio questo il sogno che ho fatto. Adesso sì che sono certo della tua interpretazione, Daniele. Dai, dai, dimmi un po', che cosa significa?» Daniele continua la narrazione. «Questo è il sogno. Ora daremo al re l'interpretazione».
Questa profezia abbraccia un'epoca storica che ingloba un periodo di 2500 anni fino all'epoca attuale e si proietta nel futuro. Come vedremo, la stessa profezia aveva previsto il sorgere e il tramontare dei grandi imperi universali quali Babilonia, Persia, Grecia, Roma e persino le nazioni odierne. Daniele dice a Nabucodonosor: «La testa di oro sei tu». Immaginate il fiero monarca, nella sua mente dovettero avvicendarsi più che mai pensieri di vanità e di orgoglio. Però persino il dio di Daniele riconosce la mia potenza. Sono io la testa d'oro, il mio grande impero è dunque incrollabile. Babilonia, la capitale dell'impero babilonese, era considerata una delle sette meraviglie del mondo. Era recintata da una triplice cerchia di fortificazioni di decine di metri di altezza. I suoi giardini pensili lussureggiavano sulle terrazze dei fastosi palazzi ed era attraversata dal fiume Eufrate, le cui acque consentivano la coltivazione all'interno delle mura della città per avere sussistenza alimentare anche in caso di assedio. Si comprende allora come Nabucodonosor poté pronunciare le orgogliose parole riportate dalla Bibbia. «Ecco la grande Babilonia che io ho edificato come residenza reale, con la forza della mia potenza e per la gloria della mia maestà». Nabucodonosor non ebbe il tempo di rallegrarsi troppo che già Daniele continuava: «Dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo». Forse il sorriso si spense sulle labbra del monarca. Il suo potente impero universale doveva crollare, sconfitto da un altro esercito? La profezia si avverò. Il festino immorale del suo successore Belsasar coincise con la disfatta del grande impero. Durante il banchetto apparve una mano misteriosa che scrisse tre parole sulla grande parete del palazzo reale: Mene, Tekel, Peres. Come aveva fatto suo nonno, anche Belsasar chiama Daniele in tutta fretta perché gli spieghi il significato di quelle parole. Il profeta, ancora una volta senza peli sulla lingua, spiega al re la visione. Mene, contato, significa che Dio ha fatto il conto del tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, pesato, significa che tu sei stato pesato con la bilancia del cielo e sei stato trovato mancante. Peres, diviso, significa che il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Quella stessa notte, mentre i babilonesi si davano ai bagordi, i Medi e i Persiani deviarono le acque del fiume Eufrate, penetrarono nella città e riportarono la vittoria. L'impero babilonese crollava e al suo posto, come era stato predetto, sorgeva l'impero della Persia. Tornando al racconto di Daniele, egli continua: «Poi sorgerà un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra». La conquista della Persia da parte della Grecia avvenne a opera del grande generale Alessandro Magno. Egli ereditò il trono di Macedonia all'età di 20 anni. A 25 aveva conquistato il mondo intero. A meno di 33 moriva stroncato da una malattia improvvisa. La Grecia rappresentò egregiamente il ventre di rame della statua. Lo storico Erodoto infatti disse che i greci erano uomini di bronzo provenienti dal mare. Daniele continua la spiegazione del sogno sotto lo sguardo di Nabucodonosor, che lo ascolta a occhi sbarrati. «Poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così esso spezzerà ogni cosa». Alessandro Magno, prima di morire, aveva detto: «Mi faranno dei funerali di sangue». Non si sbagliava, i suoi quattro generali, Lisimaco, Tolomeo, Seleuco e Cassandro, massacrarono tutti i suoi familiari. Poi, a seguito di lotte intestine, si divisero il territorio. Così impoverita dalla divisione, la Grecia fu preda dei Romani, che divennero il quarto impero universale, come predetto. I Romani corrispondono esattamente al metallo che li rappresentava nella statua, il ferro. Lo storico Louis Gossin afferma: «Tutto in essi era di ferro. Il loro governo era di ferro. Il loro coraggio era di ferro, i loro soldati erano di ferro, le loro armi, il loro gioco sui vinti e il loro cuore erano di ferro». Con quale precisione Daniele, ispirato da Dio, aveva previsto con secoli di anticipo il sorgere e il tramontare di quattro imperi universali. Lo storico Ippolito nel III secolo d.C. scriveva: «Rallegrati, benedetto Daniele, non ti eri sbagliato. Tutto ciò che avevi predetto si è avverato. Oggi infatti regna il ferro che spezza e abbatte ogni cosa».
Se Daniele fosse stato della stessa tempra di un qualsiasi veggente o santone del nostro tempo, avrebbe continuato a predire il sorgere di un quinto impero, poi un sesto e così via. Invece, a questo punto disse ben altro. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla? Perché si mescoleranno mediante matrimoni, ma non riusciranno a unirsi così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Non ci sarebbe stato un quinto impero universale, anzi, il ferreo impero romano sarebbe crollato e al suo posto sarebbero sorti diversi piccoli stati, alcuni più forti, altri più deboli, rappresentati dalle 10 dita di ferro e di argilla della statua. Infatti, nel IV secolo le diverse tribù dei barbari attaccarono il grande impero, riuscendo via via a conquistarlo. Nel 476, quando Romolo Augusto, l'ultimo imperatore di Roma, venne deposto, l'impero era diviso in 10 regni. Da questi regni sorgono gli stati d'Europa, da cui hanno origine tutte le nazioni più rappresentative dell'epoca odierna. Come aveva previsto la profezia, le nazioni non si sarebbero mai più unificate per formare un quinto impero universale. E tuttavia furono molti coloro che tentarono, per così dire, di sabotare la profezia. Ci provò Carlo Magno, incoronato imperatore del Sacro Romano Impero nell'800, ma il suo fragile impero crollò solo 14 anni più tardi. Ci provò Luigi XIV, ma in pochi anni il suo sogno di sabotare la profezia svaniva nel nulla. Uno storico avrebbe detto: «La casa di Luigi XIV è deserta. Il re del cielo mostra ai re della terra che essi sono polvere e nulla più». Ci provò Napoleone, pareva destinato a durature conquiste. Invece a Waterloo fu sconfitto a causa dell'eccessiva pioggia e per l'errore di un suo generale che, avendo mal compreso un suo comando, ordinò l'attacco mentre pioveva a dirotto. Lo storico Thomas Arnold avrebbe commentato: «Chi era il principale avversario di Napoleone? Da chi è stato sconfitto e umiliato? Egli è stato respinto dalla potenza di Dio». Napoleone stesso avrebbe dichiarato: «Dio onnipotente è stato troppo per me». E ci provò il Kaiser Guglielmo II, che affermò: «Io sogno un impero universale e il mio pugno di acciaio riuscirà». Ma il Signore glielo impedì, lo stesso Signore che aveva decretato: «Non saranno uniti come il ferro non si amalgama con l'argilla». L'ultimo a provarci fu Hitler, il pazzo scatenato che aveva messo in ginocchio l'Europa, ma il suo sogno di smentire Dio si dileguò. No, non ci sarà un nuovo impero universale. La profezia ha parlato e nessuna potenza umana può smentirla. Il mondo odierno è impegnato da un lato in encomiabili sforzi verso unioni confederative come quella europea, ma d'altro canto si manifestano ovunque disgregamenti etnici e politici che fanno presagire disunione anziché unità mondiale. Immaginate a questo punto Daniele mentre spiega il sogno al re di Babilonia. Il profeta di Dio ha un fremito di gioia e la sua voce trema di commozione mentre dice: «Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza intervento umano. Al tempo di questi re, e cioè al tempo delle nazioni sorte dalla caduta dell'impero romano e rappresentate dai piedi di ferro e di argilla della statua, cioè le nazioni odierne, dunque il nostro tempo, al tempo di questi re, al nostro tempo, che cosa succederà? Ci sarà un regno eterno. Si tratta del regno di Dio. Lo stabilimento del regno di Dio quindi è vicino e sarà causato dal sopraggiungere di una pietra simbolica. Che cosa rappresenta questa pietra? La Bibbia risponde: siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. La pietra rappresenta Gesù, il che significa che molto presto ritornerà. Al prossimo incontro studieremo questo argomento nelle sue variegate sfumature. Perché, come, quando, dove ritornerà Gesù? Thank you.
Sì, la mia esperienza non si discosta molto da quella di tante altre persone. Ho constatato infatti come tanti che il cammino della vita non sempre si snoda su una strada pianeggiante. A volte mi è parso di trovarmi in un tunnel senza fine, senza uno sbocco, senza una via d'uscita, senza un punto preciso di riferimento. Cercavo una via d'uscita, ma non sembrava impossibile, sembrava che non ci fosse uno sbocco. E dopo affannose ricerche, soprattutto nei momenti più critici, ecco, della mia personale esperienza, ho realizzato che c'era un solo modo per riuscire ad emergere, quindi a venirne fuori da questo labirinto. Dovevo, con un po' di umiltà, riconoscere i miei limiti e appoggiarmi a qualcosa, o meglio, per dire a qualcuno, che non fosse condizionato da alcun limite. Fu così che alla fine di quel tunnel, dopo affannose ricerche, trovai Dio. E quindi un punto preciso a cui riferirsi sempre e comunque fu la scoperta più bella della mia vita. E da quel momento ho cominciato a pensare a quante persone si dibattono ogni giorno in tutto il mondo, per ogni dove, nello stesso tunnel. E tra questi quanti parenti, quanti amici vivono questa triste esperienza senza una base, senza un punto preciso. Familiari a volte che vagano senza una meta, senza un punto fisso, e ho pensato a quanto sarebbe bello che anche queste persone, questi amici, questi familiari potessero trovare, cercare e trovare quindi uno sbocco nel tunnel della loro esistenza. Abbiamo studiato che solo Dio conosce il futuro. Nabucodonosor sognò la statua plurimetallica e la pietra che cadeva sui piedi. Dio gli spiegò che il sogno rappresentava gli avvicendamenti delle conquiste politiche mondiali, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, Europa. E tutto si avverò come predetto. Al tempo degli stati europei ci sarebbe stato l'insediamento del regno di Dio che avverrà mediante il ritorno di Cristo, argomento che affronteremo la prossima volta. Nella Divina Commedia Dante Alighieri descrive un tempo immaginario in cui si smarrisce e si ritrova in una foresta buia senza via di uscita. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Cari amici, avete smarrito la strada? Come Dante avete la sensazione di trovarvi in una foresta buia? In tal caso vi serve una fonte luminosa che vi indichi la retta via. Questa luce, secondo la Bibbia, è la profezia. Abbiamo la parola profetica più salda. Farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo scuro fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Un bambino, la mano nella mano del suo papà, percorreva un sentiero nel bosco in una notte senza luna. Papà, ho paura. Perché? Perché siamo nel bosco e il bosco mi fa paura. Ma ci sono io. Sì, però un pochino ho paura lo stesso. Perché? Perché è buio. Ma abbiamo la lanterna. È vero, però la luce della lanterna non va lontana e io vorrei vedere lontano per non avere paura. Allora guarda che cosa devi fare. Segui sempre la luce ed essa passo passo ti porterà fino alla fine del viaggio. Siamo tutti un po' come Dante, abbiamo smarrito la strada. Somigliamo anche noi a quel bambino. Il buio ci fa paura. Però abbiamo una lampada, la parola profetica, le profezie. Seguire la luce delle profezie della Bibbia ci condurrà verso la grande luce, la stella mattutina, Gesù. La Bibbia dice ancora: il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché si aggiorna pieno. Avete presente l'alba?
Nel buio più profondo notate un vago chiarore che va sempre più rischiarandosi fino a quando il miracolo di un nuovo giorno si ripete. Così sarà per noi attraverso questi incontri. Ogni volta che sfoglieremo il Santo Libro di Dio, un nuovo raggio di luce attraverserà la nostra mente e via via la verità diverrà sempre più chiara finché tutto sarà limpido come il cielo in pieno giorno. Che grande Dio è il nostro, capace di predire con secoli di anticipo e una così elevata ricchezza di dettagli, eventi storici e fatti straordinari che mai essere umano potrebbe immaginare o prevedere. Vogliamo allora ringraziare Dio? Volete decidere di avere piena fiducia in Lui, in tutto ciò che Egli vi farà conoscere per mezzo della Sua parola? Che il Signore vi benedica.